Salve a tutti, e benvenuti su DS Tyres, il vostro canale YouTube di riferimento per tutto ciò che riguarda le automobili e la tecnologia automobilistica. Prima di scoprire l'argomento di oggi, se siete appassionati di auto e volete restare aggiornati sulle ultime novità e tendenze del settore, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella delle notifiche, così da non perdere nessuno dei nostri contenuti esclusivi. Oggi, ci immergeremo in un tema entusiasmante e cruciale per il futuro delle auto, il nuovo protocollo OBD che entrerà in vigore a gennaio 2024. Questo aggiornamento rappresenta un punto di svolta nelle revisioni dei veicoli, introducendo standard e requisiti totalmente nuovi per il sistema diagnostico di bordo. Ma cosa significa questo cambiamento per i produttori di automobili, i meccanici, e soprattutto per voi, gli automobilisti? Nel video di oggi, esploreremo ogni aspetto di questo aggiornamento, analizzando le sue implicazioni e come potrebbe influenzare la visita e prova per la vostra auto. A partire da febbraio 2024, durante le revisioni periodiche, verrà implementato il protocollo OBD come parte integrante dei controlli previsti per legge. Questa nuova procedura prevede l'uso di uno scan tool OBD, uno strumento progettato per rilevare diversi dati cruciali del veicolo. Questi includono i dati identificativi del veicolo, gli errori memorizzati nella centralina motore, e dati statistici sui consumi di carburante. La prova OBD si dividerà in due attività principali. La prima è una verifica visiva della spia MIL, nota anche come spia motore. Durante questa verifica, si controlla che la spia MIL si accenda correttamente durante il test delle spie del cruscotto e si spenga una volta avviato il motore. La seconda attività è una prova strumentale, che coinvolge l'uso dello scan tool collegato alla presa OBD del veicolo. Questa prova include la verifica di dati come il VIN, i chilometri percorsi e lo stato della spia MIL. Per i veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 2001, lo scan tool può anche rilevare dati di monitoraggio dei consumi di carburante. Questa prova si applica a veicoli con una massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate, di categoria M1, M2 ed N1, immatricolati a partire dal 1 settembre 2009. Per la rilevazione dei dati di consumo, la prova si applica solo ai veicoli delle stesse categorie immatricolati dal 1 gennaio 2021. L'introduzione del nuovo controllo OBD nei centri di revisione avrà diverse implicazioni sia per i centri stessi che per i meccatronici, i quali dovranno preparare il veicolo per la verifica. Lo scan tool OBD permette di monitorare in tempo reale le emissioni e lo stato del veicolo, fornendo una visione dettagliata delle sue condizioni. Questo può essere utile per identificare eventuali manipolazioni, come la rimozione del filtro antiparticolato o del catalizzatore, e la presenza di errori critici. Il sistema OBD rileverà automaticamente gli errori memorizzati nella centralina motore, fornendo un resoconto immediato delle anomalie riscontrate. Questo rende più difficile per i proprietari di veicoli aggirare i controlli o nascondere problemi, contribuendo a garantire che le auto siano conformi agli standard ambientali, di sicurezza e di omologazione. Inoltre, il controllo dei dati come il VIN e i chilometri percorsi contribuirà a prevenire frodi legate all'alterazione dei dati del veicolo. Questi cambiamenti rappresentano un passo importante verso una maggiore trasparenza e sicurezza nell'industria automobilistica, assicurando che i veicoli siano mantenuti in condizioni ottimali e siano conformi agli standard richiesti. Se il nostro video ti è stato utile, ricorda di lasciare un like e iscriverti al canale. Alla prossima!